Buon pomeriggio, siamo qui con gli Africa Unite, pronti per sapere un po' di curiosità su di loro. Intervista speciale quest'anno, quindi iniziamo con la prima domanda. Iniziamo di qua, dai, pesca tu. Ok. Ecco qua. Allora. Allora, oltre alla musica, qual è il tuo maggiore interesse? La figa. Dillo più forte La perché... figa. Quindi possiamo indagare allora nel tuo privato? C'è una figa fissa o no? Sì, Quindi la sempre. possiamo salutare? Certamente. Ciao Francesca. Ma qualche canzone la dedichi anche a lei? Sì, certo, ne ho dedicate molte comunque alle persone. Adesso l'ho detto in una maniera un po'. Scusatemi, perché adesso bisogna chiedere scusa se comunque si parla direttamente comunque di cose del genere, però No, non ci formalizziamo, va non vi benissimo. formalizzate, va benissimo. Sì, ho dedicato molte canzoni a delle persone che mi sono state vicine e che hanno contribuito a formare quello che comunque penso che sia il background di una persona e anche di un artista, ovviamente, e Ma anche di una certa musica. fanno anche da ispirazione, quindi? Certo, l'ispirazione maggiore è quella, Quindi anche delle sempre. muse? Oltre che dedicarle anche delle muse Ma sono. sì, assolutamente sì, ma è una cosa così scontata che mi sembra quasi strano che si chieda, perché ovviamente penso che in tutta la storia della musica ci sia stato il personaggio, la musa ispiratrice sia stata sempre importantissima, anzi, assolutamente fondamentale per lo sviluppo artistico. Benissimo, quindi ringraziamo anche Francesca per le vostre canzoni. Ringraziamo Francesca come ringraziamo altre persone, ma ringraziamo le donne Ah, bello. in generale, anche perché purtroppo la musica ha sempre avuto questo risvolto un po' sessista, comunque, nel senso che è stato patrimonio del genere maschile per anni, ma di fatto anche perché comunque la donna era, tra virgolette, relegata Ad altro. a fare altre cose. Quindi io se vado indietro nella mia coscienza musicale, anche classica, per trovare una donna risalgo già al romanticismo e trovo Clara Schumann, che era la moglie di Schumann, però non sono, cioè a livello di esecutrici, beh, qualcosa c'è, ma a livello di compositrici davvero, davvero poco. Evidentemente questo è un ruolo che la società purtroppo ha assegnato, nella Sì. quale Ci stiamo ci lavorando. stiamo redimendo. Esatto. Bene, possiamo passare alla seconda domanda allora? Pronto? Seconda domanda, sono pronto. Aspetta che Questa è prendo. molto impegnativa, la prima domanda. Davvero? Molto Prego, impegnativa. signorina, venga pure. Allora, sei più da Star Wars o da Star Trek? Questa andava da me, Ma guarda, devo dire che non seguo molto queste saghe, sinceramente. Beh, allora Quindi faccio la non ti domanda. posso rispondere. Allora, qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito? Così me ne viene uno, così magari non è. Cioè, uno che mi è rimasto molto impresso è Strange Days. Cazzo, non l'ho visto. Hai visto? Non è che si può sapere Allora, tutto cambiamo nella domanda, vita, eh. Vai, diciamo. tua domanda. Allora, quando vuoi rilassarti, cosa ascolti? Nulla. No, adesso, quando mi voglio rilassare mi distendo e non ascolto niente, cioè ascolto il silenzio, che è una bella cosa alla fine, nel senso che ogni tanto E ispira anche il importa. silenzio? Assolutamente sì, secondo me assolutamente aiuta molto i pensieri che veramente vanno in qualunque direzione. La musica magari un po' ti condiziona, perché a seconda della musica che ascolti ti suggerisce comunque delle Uno stato emozioni di un d'animo. certo tipo, stati d'animo. Il silenzio, secondo me, è più democratico, è libero, insomma, puoi fare andare dove vuoi, spaziare veramente in tutte le direzioni. Beh, posso girare in questa domanda anche a te? Se ascolti della musica o se anche tu preferisci il silenzio? Io non ascolto della musica sostanzialmente per un motivo diverso da quello di Bunna, perché io lavoro con la musica in maniera continua, non dico 24 ore al giorno, ma 8, 9, a volte 10 e in passato anche 12, così. Quindi io faccio musica e questo mi rilassa molto. Quindi non ho tanto tempo per ascoltarla, Ok. perché non...
il periodo in cui si ascolta musica è bello, bellissimo, in cui si trae l'ispirazione, poi quando tu fai il musicista subentra il periodo in cui tu devi creare della musica, e se lo fai a tempo pieno come me, poi allora sì, ascolto, non in silenzio, perché non me frega niente, però vado a mangiare, cioè, che è la cosa che mi piace di più. Ok, detto che hai visto quella detta prima della curiosità in Star Wars e in Star Trek, te la rifaccio a te, cosa preferisci? È una domanda che non sta in piedi, perché Star Wars e Star Trek sono due serie incredibili e che hanno segnato due momenti molto diversi della storia del cinema di fantascienza. È bellissimo vedere come Star Trek praticamente sia quasi attuale, tranne il teletrasporto che ci stiamo lavorando, però praticamente abbiamo fatto. Star Wars è una saga totale e che comunque gode della possibilità di avere degli effetti speciali che Star Trek ovviamente non aveva, essendo estremamente precedente, però sono due masterpiece di chi come me è assolutamente appassionato di cinema e di cinema di fantascienza. Beh, in Star Wars il personaggio preferito? Chewbacca. Lo sapevo, è anche il mio. Bene, facciamo l'ultima domanda, giusto perché una è andata un po' così, dai. Pesco io? Allora leggi tu però. Allora. Quando hai bisogno di darti la carica, che cosa ascolti? Ho paura della risposta. No, figurati, assolutamente. Ma tendenzialmente, guarda, quando ho bisogno di darmi la carica, non ricerco nella musica quella spinta per avere la carica. Io ho bisogno di darmi la carica, nel senso che io non riesco a salire sul palco se non sono un po', se non ho quella carica che immagino. E mi aiuto il room a me mi dà la carica, nel senso che io purtroppo ho questo problema qui. A me piacerebbe salire sul palco ad avere quell'entusiasmo e quella carica che ho quando ho bevuto il mio shot di room, ma non ce l'ho, quella roba lì mi serve. Chiamano shot. A me serve, perché sennò mi sento veramente un cretino, mi sento inadeguato, inadatto, e quella roba lì mi dà il giusto yeah, hai capito? Luna sta confessando di essere un alcolista. E la tua carica, sì. Quindi? Guarda qua. Non c'è la bottiglia, perché no? Beh, l'alcol è la miglior carica da palco che esista nel mondo. Disinibisce. Ma non è un problema di essere disinibito, perché io ritengo di essere piuttosto disinibito, ma il fatto di aiutarti a creare quel feeling, comunque anche con tante persone, cioè così. Poi, vabbè, la storia del rock e del reggae è piena di personaggi che hanno comunque usato vari tipi di droghe e cose del genere. Ovviamente agli Africa United si associerebbe la marijuana, perché, cioè, reggae e quello è, e invece no, e noi purtroppo siamo piemontesi e quindi siamo vicini alle nostre tradizioni, alle tradizioni della Valaddo. Bene, l'ultima domanda poi vi lascio andare, giuro. L'ultimo disco è Punto di Partenza. Mm-hmm. Perché questo titolo? Fa lo stesso, decidi tu chi risponde. Il punto di partenza, fondamentalmente abbiamo pensato che questo potesse essere un titolo adatto a questo disco, perché nel senso, noi, come puoi sapere, siamo un gruppo che nasce un bel po' di anni, vabbè, potevi anche non dire l'età, potevi anche, no, non importa, un sacco di anni fa, quindi chiaramente abbiamo visto veramente, c'è stata molta evoluzione, involuzione, cambiamento rispetto alla musica, rispetto a chi la musica ascolta, a chi la musica la fa e tutto quanto. E ci è sembrato opportuno, nel senso, nel 2015 trovare un approccio, una modalità per proporre la musica in modo diverso, nel senso, abbiamo pensato che sarebbe stato necessario trovare una modalità che fosse figlia di quel tempo lì, del tempo in cui il disco usciva. Da qui tutto quanto il fatto di far uscire il disco in free download, regalarlo e vendere il disco solo ai concerti, e fondamentalmente questo, per avere un approccio, il punto di partenza, nel senso che fino ad ora magari abbiamo avuto il modo di proporre, vendere la musica con una certa modalità. È importante trovare il rinnovamento, nel senso, perché i tempi cambiano, bisogna comunque adeguarsi, in quel senso lì il punto di partenza. Quello è stato un punto di partenza, chiaramente non di arrivo, perché ce ne saranno altri punti di partenza.
Benissimo, vi ringrazio per la chiacchierata e in bocca al lupo per questa sera. Saremo tutti sotto il palco. Bella, yeah. Noi sopra. Speriamo che ci siano ancora tanti festival come questi, perché tendono a scomparire. Noi siamo nati in un periodo in cui i festival come questo, Big Bang, che vediamo, erano quasi cioè la normalità. Ce n'erano tantissimi in ogni piccola città, perché questo è importante. L'importante è la delocalizzazione, l'importante è l'identità di ogni singolo posto, non il concerto, un concerto a San Siro, un concerto in un grande stadio, ma tanti concerti ovunque. Noi siamo figli di questa identità musicale e quindi siamo estremamente felici di essere qua. E noi siamo felici di ospitarvi. Yeah. Buona serata. Grazie. RipLive.it, the next step.